Esco per andare dal medico, così ha detto alla mamma, ed invece il 33enne è uscito di casa per recarsi con la 600 gialla davanti alla caserma dei carabinieri di Rende, dopo aver acquistato da un distributore la tanica di benzina che si è versato addosso prima di far scattare la scintilla dell'accendino che a contatto con il combustibile ha preso fuoco. Ciò che resta è l'asfalto nero, l'intervento dei vigili del fuoco, i volti puliti di due giovani meccanici e di un carabiniere che armati di estintore hanno tentato di salvare la vita al giovane insegnante, per essere precisi un maestro con un incarico in una scuola primaria dell'Interland milanese. Scarne le notizie che trapelano. Di lui si sa che ha perso il padre 2 anni fa, un lutto che lo avrebbe molto turbato, tanto da dover chiedere aiuto al CIM di Crotone, dove è stato in cura. Non era sposato, viveva con la madre a Rende. Per lei quelle ultime parole quasi a rassicurarla in una giornata come tante, ed invece il figlio dal dottore non è mai arrivato. In pochi minuti nella sua mente a prevalere sono stati pensieri bui, ad avvolgerlo un'assenza di parole e di reazioni che ha sconvolto chi ha cercato di soccorrerlo. Ai carabinieri il compito difficile di informare la mamma, la sorella, il dolore muto di due donne dinanzi alla tragedia inimmaginabile che le ha colpite, l'impotenza di dinanzi ai fotogrammi del video virale che mostrava il figlio, il fratello, avvolto dalle fiamme. Ora lotta tra la vita e la morte al centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, ma è vivo, la conferma proprio dai medici partenopei, nonostante le voci che si sono susseguite per tutta la mattinata sulla presunta morte. Sciacallaggio e non altro, come la diceria che fosse un Novax, invece il maestro, che pare fosse amato dai suoi alunni, possedeva il Super Green Pass. Gli accertamenti svolti dai carabinieri di Rende a seguito dell'episodio che ha visto coinvolto un soggetto che nella mattinata di ieri ha tentato il suicidio dandosi fuoco davanti all'ingresso della caserma dei carabinieri hanno consentito di appurare che lo stesso svolgeva regolarmente l'attività di pubblico impiego in qualità di insegnante, avendo aderito alla campagna vaccinale, smentendo pertanto notizie di una sua presunta sospensione. Resta la domanda a cui nessuno sa rispondere: perché lo ha fatto? Una vicenda che ha sconvolto e diviso l'opinione pubblica e che ci interroga sulle responsabilità personali e collettive, sul senso dell'umanità, e non è retorica, ma rispetto e tutela delle fragilità.